reduce dal concorso Olio Capitale, cosa ha significato per lei questo premio? Ma è stato aggiunto a tutti gli altri del 2008, 2010 e l'ultimo 2016. E ha fatto sì che giustamente siamo sempre tra le aziende che lavorano bene, che hanno un discreto successo e che comunque restano attuali, sono a passo con i tempi e così via. E lo aggiungiamo a tutti gli altri premi che abbiamo ottenuto quest'anno, compreso la Serena d'Oro di Sorrento e altri premi che sicuramente arriveranno ancora. E siamo contenti della manifestazione Olio Capitale, in quanto la facciamo già dal 2009 come espositori. Ci siamo stati tutti gli anni e spero di essere sempre presente e comunque di essere sempre tra le aziende premiate anche nei prossimi anni a venire.